Siamo qui a Milano davanti al Plastico che riproduce esattamente la cava Bonetti di Monte Grotto Terme. Come potete vedere la cava, che è visibile anche venendo da Padova a tantissimi chilometri di distanza, e questo è lo scenario dove c'è questo progetto appunto di ricostruire il Tex, il ovviamente tramite l'utilizzo di questi tablet si può avere una percezione di quello che verrà installato in questo territorio. Ovviamente è tutto sulla carta, e qui con noi c'è Giorgio Bonelli che magari ci racconta qualche dettaglio in più. Beh, questo è un sogno chiaramente al quale noi cerchiamo di dare un po' di concretezza. Intanto io sono molto grato che il sindaco abbia espresso un interesse costruttivo, evidentemente un progetto che richiederà verifiche di varia natura, e quindi noi non diamo per scontato che il percorso sarà facile, ma ci proviamo con entusiasmo perché questo sogno possa un giorno diventare una realtà, per far sognare i visitatori che avranno, si spera, interesse, e noi siamo certi in questo di visitare. Senta, come le è venuta questa idea del parco a Monte Grotto? Ma diciamo che a Monte Grotto la famiglia mia, mio padre, in primis è sempre stata legata. Cioè, mio padre soleva soggiornare a Monte Grotto almeno un paio di volte all'anno, e quindi io a mia volta ho avuto modo di venirci varie volte. Recentemente, un po' per caso, mi era stata indicata questa località, sono rimasto affascinato dalla bellezza del posto. Sono consapevole, ripeto, della fragilità dell'area, e quindi credo che in ogni caso qualsivoglia tipo di intervento non potrà che essere un intervento garbato e rispettoso della natura. Grazie.